Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e a questo nuovissimo video. Oggi siamo qua per parlare di Anteprima, è uscita ieri e quindi non perdiamo altro tempo e direi di parlarne subito e andare a scoprire insieme che cosa Planet ci porterà per il mese di giugno. Qualche sorpresa, qualche annuncio inaspettato, devo dire che c'è, e anche qualcosa che secondo me potrebbe far piacere a tantissimi, sia fra le novità, ma anche fra le ristampe. Mercoledì era già uscito il video dove parlavo di Star Comics, se qualcuno di voi è interessato ovviamente lo può andare a rivedere senza grossi problemi, dopodiché io vi ricordo solo molto velocemente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, per voi è un gesto completamente gratuito, per me è il supporto più grande che mi possiate dare. Detto questo, invece andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Ed eccoci qua ragazzi, pronti a partire, e il primo titolo che ci viene mostrato è in realtà un annuncio che sapevamo già, non avevamo ancora bene idea della data esatta di uscita, però sapevamo già che sarebbe dovuto uscire. Stiamo parlando di Boruto, Naruto Next Generation, il volume 1 in Discovery Edition, anche la copertina non c'era ancora stata svelata. Naturalmente il prezzo, come tutte le Discovery Edition, sarà quello di 1 euro ed è prevista l'uscita proprio per il mese di giugno. Un'opportunità per tutti coloro che vogliono avvicinarsi anche al sequel di Naruto in modo anche da spendere il meno possibile. Diciamo che il numero 1 probabilmente non è il metodo migliore per avvicinarsi a Boruto, perché i primi 6, 7, 8 numeri sono una vera cavolata. Gli ultimi forse si sta iniziando a riprendere leggermente, non tanto, ma leggermente forse sì. Poi andiamo avanti e finalmente arriva Yu-Gi-Oh! La Complete Edition, ragazzi. Un titolo che sto aspettando dall'anno scorso. Era un titolo su cui avevo puntato tantissimo che potesse esserci tra gli annunci che Planet avesse fatto a Lucca, ed effettivamente è stato così. Difetto più grosso, ovviamente, il formato. Andando a vedere il formato, vediamo che è quello di 11,5x17,5, quindi lo stesso identico formato di iShield 21, quindi neanche quello di City Hunter, che è leggermente più alto e largo, proprio quello più piccolo e più brutto che Planet abbia fornito fino ad adesso, quindi però non possiamo fare altrimenti che accontentarci. Questa è la nuova edizione che ci viene presentata e se ci interessa dobbiamo obbligatoriamente prendere questa. Il prezzo sarà quello di 14,90 euro volumi, ma già lo sapevamo essendo una 3 in 1. Poi andiamo avanti e troviamo il primo degli annunci da parte di Planet, ovvero Boys Abyss, appunto il volume 1. Dovrebbero essere, se non ricordo male, 7 i volumi serie in corso in questo momento. E la descrizione ci dice: non scrutare nell'abisso, potresti scoprire cosa c'è oltre le tenebre. Un conturbante manga in cui un ragazzo affronta un viaggio tormentato e sensuale nell'oscurità, senza aspirazioni né futuro. Reiji pensa di essere condannato a una vita fatta di giorni sempre uguali, finché non incontra una ragazza, che sicuramente sarà la ragazza che vediamo qua in copertina. Il prezzo sarà quello di 7 euro a volume e appunto l'uscita ovviamente quella per giugno. Poi andiamo avanti e troviamo una sorpresa in realtà, ovvero Chainsaw Man. Uscirà il numero 11, quindi l'ultimo numero che va a racchiudere il finale della prima stagione, ma senza annunci, proprio così, d'amblè, come si dice, improvvisamente ci troviamo che ci sarà anche un cofanetto sia pieno, e il costo sarà quello di 57,20 euro, quindi 5,20 euro a volume, come sono gli ultimi numeri di Chainsaw Man che sono usciti, ma anche vuoto al prezzo di 14,90 euro, conterrà l'11° numero più tutto il cofanetto. Ovviamente già in molti si stanno lamentando, perché se io prendo il cofanetto pieno, completo, il cofanetto mi risulta gratuito praticamente, mentre se prendo l'11° volume più il cofanetto in pratica mi viene a costare un sacco di soldi, e questo è anche vero. Diciamo che una delle spiegazioni possibili, anche se non basta per racchiudere questa cifra, è quella che quei 30 centesimi in più poi vengono spalmati sui restanti soldi che dobbiamo tirare fuori per raggiungere la soglia di acquisto di questo cofanetto vuoto. Andiamo avanti, e qua un'altra cosa inaspettata è che da un certo punto di vista ve la consiglio anche, ovvero Democratia in Complete Edition, prezzo di 45 euro, lo so, è tantissimo,
La serie era composta da 5 volumi, la serie completa, la prima volta che era uscita, però è un titolo che so che in molti in realtà stavano aspettando, un titolo che fortunatamente ero riuscito a trovare in usato, ce l'ho, l'ho letto e l'idea di base è anche veramente, veramente molto figa. Però gli sviluppi, non lo so, mi hanno lasciato un pochettino titubante in realtà. Avevano veramente davanti a loro un'infinità di possibilità per creare questa storia e hanno fatto delle scelte che forse non sono state le più azzeccate per questo genere di manga. Andiamo avanti e iniziamo, l'abbiamo già detto per quanto riguardava Star Comics, giugno è anche il Pride Month e di conseguenza sono stati annunciati tantissimi Boys Love. Qua iniziamo con Soreiro Flutter, è una storia più che proprio Boys Love, è semplicemente forse un po' simile a Oltre le Onde per intenderci per chi l'ha letto, quindi c'è un ragazzo che ha difficoltà ad esternare i suoi sentimenti, a cercare di andare d'accordo con il suo io interiore e la storia si svolgerà intorno a questi protagonisti che dovranno riuscire appunto a combattere magari anche contro il bigottismo della società. Inizialmente era composto da 3 volumi questa serie e ci viene proposto invece in un volume unico al prezzo di 15,90€. Andiamo avanti, rimaniamo sempre sulla stessa tematica e dall'autore del pluripremiato Il marito di mio fratello, uscito sempre per quanto riguarda Planet recentemente, abbiamo anche Our True Colors in cofanetto e anche in versione con i volumi singoli, con i volumi sciolti. Sora di fronte a tutti indossa una maschera. Come reagirebbero i genitori, gli amici, il ragazzo di cui è segretamente innamorato se scoprissero che lui è? Da Gengoro Tagame, icona del mondo LGBT, l'esplorazione senza veli dei sentimenti di un giovane alle prese con la sfida di essere se stesso. Un altro capolavoro del maestro Gengoro Tagame per i lettori di tutte le età. E questa potrebbe essere un'occasione, quella anche per diciamo, sfruttare giugno come il mese delle collane Boys Love o collane Yuri per andare a recuperare qualche titolo di questo genere. Proseguiamo e abbiamo My Toy Boy, il volume 1 di 2 che comporranno poi la serie completa, al prezzo di 7€ a volume. Quest'altra novità di Planet Manga, andiamo subito a vedere di che cosa parla e che cosa avrà da offrirci. Una nuova piccantissima avventura dall'autrice di Il mio dannato rivale. Satoshi e Izumi sono molto diversi tra loro, con un rapporto davvero particolare, finché qualcosa non stravolge il delicato equilibrio. In un tira e molla di desiderio e possesso, la sensei del genere Boys Love, Ashigo Sakurabi, ci trasporta in un turbine di passione e di eros. Concludiamo poi questo genere con The Rail, un volume unico che colpisce dritto al cuore, prezzo di 7€. Haru e Hikaru sono amici d'infanzia e condividono un legame solido e intenso. Qualcosa però scatta tra i due ragazzi e tutto improvvisamente cambia. Dietro un'amicizia può celarsi un amore sincero che solo la passione riesce prepotentemente a svelare. E questi erano tutti i titoli Boys Love annunciati per il mese di giugno da parte di Planet. Proseguiamo e troviamo Toilette Stories, il secondo numero, queste storie da bagno pubblicizzate e pubblicate da parte di Planet, 13,90€ a volume. Se qualcuno di voi ha problemi o non sa come passare il tempo in bagno, potrebbe anche essere una soluzione. Andiamo avanti con Jujutsu Kaisen, il volume numero 14. E da qua, ragazzi, smetto di leggere i trafiletti perché, mannaia Eva, ci sono costantemente spoiler in tutti questi trafiletti di anteprima, è una cosa inaudita. E Blue Lock invece il numero 11. E l'unica cosa che c'è da dire Blue Lock numero 11 è quella che è probabilmente la seconda saga, il secondo arco narrativo, andrà così a concludersi. Soft Metal Vampire, il volume numero 2 di 6, vi ricordo che è lo stesso autore di Eden e di Planet of the Fools, il numero 5, che lo vediamo qua sotto in uscita sempre a giugno. Soft Metal Vampire, che essendo una dovrebbe essere una serie mensile a questo punto, perché il primo numero dovrebbe debuttare a maggio. Planet of the Fools invece si concluderà nel giro ancora di poco tempo, essendo che è già stata annunciata la fine per quanto riguarda il mercato giapponese.
Andando avanti troviamo Kingdom Hearts Silver con il volume numero 3. Non so quanti volumi siano obiettivamente Kingdom Hearts Silver, però 8 euro a volume in ogni caso mi sembrano tantini. Se c'è qualcuno di voi che si avvicinerà a questo titolo, se andrà ad acquistare questo titolo, poi fatemi sapere come lo trovate. Io ho soltanto visto giocare il videogioco, non l'ho mai giocato sinceramente in prima persona. Poi scendiamo e troviamo invece la conclusione di Batman e la Justice League con l'uscita del volume 4 di 4 appunto che compongono l'opera completa. Non sono un grandissimo fan diciamo dei volumi DC, Marvel trasformati in manga, proprio non mi attirano minimamente. Tra l'altro c'è giornale che pubblicizza le uscite Planet, mettere la copertina con la scritta Goen è proprio il massimo ragazzi, è fantastica questa cosa. Andiamo avanti e troviamo Ma che sfacciato col volume numero 2, ne abbiamo già parlato di questo titolo, abbiamo già visto l'uscita del primo numero, c'è questa ragazza che odia profondamente un ragazzo della sua scuola e casualmente lui si troverà a far parte del club di basket dove c'è anche lei. Scendendo troviamo Sasaki e Miyano invece sempre con il volume numero 2, Allarme Boys Love, quindi ovviamente ci sono anche quelli che continuano oltre agli annunci per il mese di giugno. Andiamo avanti e sperando che non ci siano ulteriori rinvii riguardanti questo titolo dovremmo trovare iShield 21 la Complete Edition, il numero 4 di 13 che comporranno poi l'opera completa, e insieme per chi prenota questo volume entro il 30 aprile ci sarà anche l'ultima card in regalo, card che dovrebbe essere leggermente migliore da quello che so delle prime che erano date, che sembravano tipo le cartine che si usano per farsi le sigarette, ho detto. 20th Century Boys Ultimate Edition, il volume numero 6 di 11, anche qua sperando che tutti gli altri volumi tornino ad uscire con una cadenza abbastanza regolare. Andiamo avanti e troviamo Full Metal Alchemist l'Ultimate Edition e ci vengono già presentati per direttissima due volumi e sono il 13 ed il 14. Nessuno dei due in realtà in uscita a giugno, come tutti gli altri numeri che invece troviamo all'interno di questa anteprima. Infatti il 13 c'è scritto proprio esplicitamente che dovrebbe uscire nel corso del mese di luglio, mentre il 14 nel corso del mese di agosto. Quindi, ve lo dico già da adesso, nelle prossime due anteprime molto probabilmente non ci sarà traccia di Fullmetal Alchemist. E ogni volta che non si vede Fullmetal Alchemist tutti mi scrivete: ah, ma Fullmetal Alchemist perché non c'è? Perché in un'anteprima precedente sono stati presentati già più numeri e quindi per un paio poi di mesi non ne vedremo traccia, ma state tranquilli, sono già stati annunciati, li vedremo con il passare del tempo. Andiamo avanti e troviamo Proteggi la mia terra, il numero 3, tra l'altro il numero 1, se non cambia nulla, dovrebbe uscire settimana prossima, e Nobiltà contadina, dalla stessa autrice di Fullmetal Alchemist, tra l'altro, che torna col numero 7. Piccolo dettaglio su Nobiltà contadina, fino al numero 6 costava 8,50€, dal volume numero 7 invece si alzerà il prezzo fino ad arrivare a 12€ a volume. Questo è ogni tanto Planet, quando esce anteprima, ormai c'è la caccia al prezzo, la caccia agli aumenti purtroppo. Andiamo avanti e troviamo Demon Slave, l'uscita del volume numero 3, così come Bungo Stray Dogs Beast, quindi lo spin-off della serie principale, con l'uscita del terzo numero sempre. Andiamo avanti ancora e troviamo Assassin's Creed Dynasty, il volume 2, è uscito da poco il volume 1, tra l'altro un formato molto più grande rispetto al classico Tankobon, un pochettino diciamo come Heavenly Delusion, A2 e questi altri titoli invece di Star Comics, prezzo di Assassin's Creed Dynasty 10€ a volume. Sotto troviamo una serie che non si vedeva penso da parecchi mesi, ovvero L'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu, il quinto numero di questo spin-off della serie. Continuiamo con City Hunter XYZ, il volume 12 di 12, quindi se tutto va bene a giugno andrà a concludersi il City Hunter XYZ. Per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! Era questo almeno il formato che speravo di vedere, il 13x18, e invece non c'è stato verso, non c'è stato niente da fare, sarà ancora più piccolo come ho detto prima. Poi, altro titolo che non si vedeva da un paio d'anni è Sherlock 5 Scandalo a Belgravia parte 2. La parte 1 è uscita non so quanto tempo fa, Sherlock vi ricordo che è tratto dalla serie TV Sherlock, è spiccicata ragazzi, ho visto sia la serie TV
e sia ho letto il manga, è fatto veramente molto 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 bene. Quindi questo è un altro titolo che vi potrei anche consigliare. Anche qua c'è stato il piccolo aumento da 4,90€ a 5,20€ a volume. Andiamo avanti e troviamo Agente 008, il volume numero 13, ha ripreso, diciamo, la cadenza bimestrale che ha sempre avuto, quindi state tranquilli, da ora in avanti, se tutto va bene, continuerà ad uscire in maniera abbastanza regolare. Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, il volume numero 11, e Drifting Dragons, invece, con il volume numero 12. Ci stiamo pian piano avvicinando alla conclusione, questa è l'ultima pagina per quanto riguarda le novità, e troviamo Domestic Girlfriend 27, Twin Star Exorcist 26, L'Usuraio 35 e We Never Learn invece col volume 21, e vi ricordo che in questo caso è l'ultimo volume della serie. Per quanto riguarda le ristampe, iniziamo con la serie che tornerà completamente disponibile, ovvero Gunslinger Girl, volumi da 1 a 15 di 15, quindi praticamente tutti i volumi che compongono l'opera completa verranno ristampati. Andiamo avanti e come sempre, se poi troviamo qualcosa che non è relativa ai manga, la saltiamo, ci occupiamo solo dei manga. Iniziamo con Arte, il volume numero 6. Poi saranno ristampati due titoli di Asano, ovvero La città della luce e What a Wonderful World, per il momento solo il primo numero. Dopodiché una bomba assoluta, così dal nulla, non se lo aspettava nessuno. Se tutto va bene, inizia, perdonatemi, la ristampa di Ichi the Killer con il primo numero. Una ristampa richiesta da tantissimi, fino adesso sembrava che nessuno ci facesse caso a questa richiesta e poi all'improvviso, boom, apri anteprima e scopri che verrà ristampato a partire da giugno. Andiamo avanti e riprendono anche le ristampe di Master Keaton, ormai siamo abbastanza vicini alla fine, era anche ora che tornassero a far uscire qualche volume e ci sarà la ristampa del volume numero 9. Moriarty the Patriot, saranno ristampati i volumi 10, 11, 12 e 13. Nana, la Reloaded Edition ovviamente con il volume numero 18. Platinum End, il primo numero, in Discovery Edition, assolutamente no. Platinum End, il primo numero. E Sido, il volume numero 4, quindi pian piano anche questa ristampa di Sido sembrerebbe che stia proseguendo. Poi andiamo avanti e troviamo Il marito di mio fratello. Abbiamo visto prima che c'era già stato annunciato che effettivamente da giugno sarebbero partite le ristampe di questa serie e infatti sarà ristampato il primo numero. E poi Aoharu ride a un passo da te con i volumi 4, 5, 6 e 9. Avevano già iniziato la ristampa di questa serie, ora intanto prosegue e sta andando avanti. Ultima pagina anche per quanto riguarda le ristampe, abbiamo Atelier of Wichet, il volume numero 3, anche se mi sa che la maggior parte di voi sta attendendo il 2, mi sembra così di ricordare. Banana Fish, i volumi 2 e 3. Citrus, il volume numero 6. Homunculus, i volumi numero 9 e 10. L'Immortale Complete Edition, il volume 7. E Pluto, di Naoki Urasawa, il primo volume. E con questo, ragazzi, abbiamo visto anche tutta anteprima. Io prima di chiudere ovviamente non posso far altro che augurarvi una buona Pasqua per domani, questa è una cosa che ci tengo tantissimo. A Pasquetta ci sentiremo comunque per il Manga News, comunque buone feste veramente di cuore, passatele al meglio delle vostre possibilità. E detto questo io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e una buona serata.